Un caloroso saluto agli amici di Trevi Meteo. Scopriamo insieme la tendenza per i prossimi giorni perché quest'anno l'estate è un po' a singhiozzo sulla nostra penisola. Non troviamo un robusto anticiclone come in queste ore possiamo notare dal satellite con tempo soleggiato, ma è nuovamente insidiato da zone depressionarie in arrivo da ovest. Dall'oceano già interessano la Francia con i primi temporali e anche regioni nord-occidentali, e nei prossimi giorni ritroveremo parecchie instabilità sulla nostra penisola con temperature nuovamente in discesa, quindi già archiviata questa prima ondata di caldo africano. Andiamo con ordine, andiamo a vedere la giornata di martedì che vedrà parecchie instabilità su alcune zone settentrionali, specie Piemonte, arco alpino, anche alto nord-est, attenzione qui a temporali localmente di forte intensità, ma qualche fenomeno in arrivo anche tra Liguria, Toscana, dorsale appenninica e poi guardate anche la Sardegna. Bello al sud, una giornata calda su Sicilia, ma poi tutta la parte ionica e Puglia si viaggia oltre i 30 gradi. Ma cosa succede durante la settimana? Perché questa zona di bassa pressione viaggerà da ovest verso est, verso i Balcani, quindi martedì e mercoledì al centro-nord con calo termico. Ma guardate, entro giovedì il calo termico si vertirà anche al sud Italia, i venti saranno di maestrale più freschi e vi sarà anche qui l'occasione per qualche spunto temporalesco, qualche focolaio temporalesco, specie sulla dorsale appenninica. Guardiamo in sintesi di fatti le temperature, qui mi fermo alla giornata di mercoledì, guardate come la diminuzione sarà netta anche al centro-sud Italia dopo i valori oltre i 30 gradi di lunedì. I dettagli più precisi però come sempre sull'app di Trevi Meteo.